Ma lo dice già il nome, Alfa per noi è l'inizio di un nuovo modo di impostare le politiche legate alla formazione e al lavoro in maniera congiunta e di rapportarci a un ente che era Arcel, che nel tempo è cambiato, è stato implementato nelle funzioni e doveva essere necessariamente riorganizzato per essere efficace. Questo è il punto di fondo di partenza per questa riforma. Che cosa cambia? Innanzitutto avremo due aree, quindi non più congestione di funzioni e una non separatezza di funzioni che aveva creato confusione in questi mesi, ma due aree separate, quindi un'area del diritto allo studio con un suo direttore che ha anche una sua autonomia. Per quanto riguarda il nucleo, quindi l'area centrale che poi sarà gestita dal direttore generale di tutta Alfa, è l'area che vede l'attenzione delle politiche della formazione e delle politiche del lavoro con una separazione, un'organizzazione dell'organismo intermedio per la gestione del Fondo Sociale Europeo. La nuova Alfa deve far fronte a tutte le funzioni che le nuove leggi che si sono accumulate negli anni le hanno attribuito, ovvero tutta la formazione professionale in capo alla regione, quindi in capo ad Alfa e non più alle province. Poi non solo, bisogna che ci sia l'efficienza, e siamo sicuri che questa organizzazione la darà, di quelle politiche che mettiamo in atto insieme all'assessore Berrino di vicinanza sempre maggiore tra la formazione e il lavoro. È chiaro che ci vuole un ente che sappia rispondere a queste esigenze, a queste linee che arriveranno dalla Giunta. Poi ci sarà tutto il lavoro anche di accreditamento dei privati per quanto riguarda i servizi del lavoro, che è l'altra funzione che ha quest'Alfa, perché l'ultima di Alfa è proprio sta per accreditamento. Noi crediamo che fosse doverosa questa riforma, che una riforma organizzativa ma che rispecchia le nuove necessità di contenuto e di azione che arrivano da questa giunta, che rafforza comunque il diritto allo studio che avrà una sua area e che rafforza e organizza e omogeneizza tutte le politiche della formazione e del lavoro. L'asse tra la formazione e il lavoro è molto importante per mettere a sistema le risorse, sia quelle regionali che quelle statali, che quelle che derivano dall'FSE. Naturalmente non è solo necessario che la politica vada d'accordo tra di esse, che quindi sia l'assessore al lavoro che quella alla formazione collaborino normalmente. Abbiamo sentito l'esigenza, affinché questo succeda anche in futuro e non si abbiano alcune storture come in passato, che una legge, la nuova legge che ha formato Alfa, faccia sì che questa collaborazione, anche se voluta, viene trasformata in legge. Quindi sarà necessario in futuro sempre avere questa grande collaborazione, perché sappiamo che la formazione è strettamente collegata alle politiche attive del lavoro e le politiche attive del lavoro sono strettamente collegate alla formazione. Alfa riuscirà a fare tutto questo come agenzia che salvordina tutto, e lo farà, come ha già detto anche l'assessore Cavo, anche nelle ex province che non esistono più, non hanno più questa funzione. Noi quindi pensiamo che sia un passo fondamentale e rigettiamo l'ironia di chi dice che abbiamo solo cambiato nome. Non siamo qua per cambiare nome a nulla o per creare nuovi nomi, ma invece un nuovo sistema che anche attraverso la nuova agenzia Alfa darà respiro alla formazione e alle politiche attive del lavoro.